nonostante il mercato sia ormai piacevolmente ricco di dolci di tutti i tipi, già belli e pronti da portare in tavola, la tradizione di preparare dolci fatti in casa fortunatamente non cessa di esistere. Il classico dolce della domenica, infatti, continua ad essere preparato in casa da molte mamme e nonne d'Italia, che propongono ai propri figli e nipoti sia dolci comuni come ciambelloni e crostate, sia dolci tipici della tradizione regionale, come le seadas, la pastiera e il castagnaccio. La tradizione vuole che al nord Italia gli ingredienti più utilizzati nelle preparazioni dolciarie siano mele e pere, nocciole, castagne, cioccolato ed uvetta. Al centro la maggior parte dei dolci tipici è a base di panna, anice, visciole e pinoli, per arrivare al sud della penisola, dove frutta candita, ricotta, mandorle, cannella, pistacchi e persino i ceci diventano elemento fondamentale di una dolcezza tutta meridionale. E così gesti sapienti che serbano segreti culinari di famiglia danno vita, ingrediente dopo ingrediente, passaggio dopo passaggio, a dei prodotti genuini e deliziosi per allietare un momento di festa o per rendere semplice e naturale la prima colazione, lo spuntino o qualsiasi altro momento della giornata. Mentre guardavamo questo servizio ci hanno raggiunto due bellissime signore, la signora Susanna Cutini, condirettore dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, e la signora Pina Celia, in rappresentanza delle casalinghe che non rinunciano al dolce fatto in casa. Signora Cutini, quando nasce la tradizione del preparare il dolce? Allora, nasce veramente per il bisogno di festeggiare un qualche cosa. Cioè, si doveva festeggiare un evento e quindi si doveva mettere un accento. Il dolce con la festa. Il dolce con la festa. Sì. Perché noi adesso lo portiamo sulle tavole quasi tutti i giorni. Ma se io penso al passato, se dovevo mettere proprio la lente d'ingrandimento su un giorno, su un evento, su un matrimonio, dovevo lei quando dice passato che cosa intende? Ieri? Beh, io intendo passato, molto passato, molto passato. Per esempio? Se io penso a partire proprio dai classici, dagli antichi romani, ecco, già questo... Addirittura? Sì, ci fa capire che già a quell'epoca portavamo in tavola dei prodotti molto semplici che però rappresentavano proprio un giorno particolare perché li portavamo in quel momento. E quindi è nato proprio per festeggiare un qualcosa che mancava. Che mancava? Oh, ma invece quando nasce la tradizione dolciaria di abbinare la torta al nostro compleanno? Beh, guardi... È per addolcire il fatto che comunque gli anni passano? Probabilmente, diciamo probabilmente sì, mai dare nulla per scontato. Però ecco, diciamo che è una tradizione che i potenti in un certo qual modo lo hanno sempre festeggiato, no? Però se pensiamo ai compleanni, qual è quell'evento più festeggiato da oltre 2000 anni? La nascita di Gesù. È vero, il Natale è il compleanno di Gesù, quindi, non c'è dubbio. A volte abbiamo sotto gli occhi qualcosa di così semplice, ma di così importante che lo diamo per scontato. Quindi in quel momento, da 2000 anni a questa parte, quanti dolci sono stati creati nella nostra tradizione italiana per celebrare quell'evento? Se lei pensa, no? Un elemento semplice come farina, acqua e lievito. Si dà forma al pane. Si vuole arricchire quel pane, lo si farcisce di frutta secca e di miele e si ha un pan dolce. Da lì si va a mettere le uova, a mettere le spezie, ad addolcirlo con le creme. E quindi tutto questo meccanismo semplice ha dato vita a più di 800 dolci, se non di più. Ma storicamente il dolcificante quando entra nella cultura dolciaria? Si inizia, dottor Di Pietro, con il miele. Poi arrivando lo zucchero, che era proprio una spezia, si è, diciamo... messo in alcune preparazioni e in altre si è mantenuto il miele.